stato a parlare del governo Renzi e delle politiche ambientali, dicendo che abbiamo avuto buone idee che però ci vengono realizzate da altri paesi. Parla anche di un abbandono di determinate scelte che venivano fatte anche in fase diciamo pre-governo. Ma non so adesso a che cosa si riferisce. Se si riferisce ai dati italiani, no, io si riferisce alla mancanza di politiche. Non vedo nei dati italiani un deficit rispetto agli altri paesi d'Europa. Io ricordo solo che noi in Italia, non grazie solo a questo governo, ma a una politica che ha portato avanti negli anni, è quello che a livello europeo ha ridotto di più le emissioni di CO2. Ricordo che è quello che ha investito di più sulle energie rinnovabili, arrivando ad un 43% sul totale dell'energia consumata, l'energia elettrica consumata nel nostro paese. Certo, abbiamo ancora molti problemi che ci derivano dal secolo passato. Penso ad esempio alle bonifiche che dobbiamo fare, alle depurazioni, al dissesto idrogeologico, su cui stiamo lavorando molto. Io 2 settimane fa ho firmato degli accordi di programma molto importanti con tutte le regioni, che ammontano a 800 milioni di euro che oggi hanno disponibili per combattere il dissesto idrologico, perché guardate, oggi parliamo di questo tema, ma fino a qualche tempo fa parlavamo della troppa pioggia, quindi non ci dimentichiamo anche il passato. Senta Ministro, ci può chiarire, non abbiamo capito bene quanti stanziamenti extra il governo sta mettendo sul tavolo? Ma guardi, qui ci sono tutti gli interventi che noi abbiamo messo nelle ultime settimane. Sto parlando di legge stabilità, sto parlando di collegato ambientale, sto parlando del fondo che abbiamo costituito questa mattina di 12 milioni per ristorare i comuni sugli sconti che fanno per il trasporto pubblico, quindi sono tutti nuovi questi fondi, nel senso che derivano da provvedimenti che abbiamo preso, ripeto, nelle ultime settimane, non negli ultimi anni. L'abbiamo preso dal 20 di dicembre ad oggi, quindi negli ultimi 10 giorni. Tutti questi ammontano alla cifra che le ho scritto dentro il prospetto che le abbiamo dato. Ministro, cosa si può fare per le emissioni industriali? Per le emissioni industriali stiamo già facendo molto, nel senso che noi abbiamo dei parametri europei che stiamo rispettando, anzi a volte abbiamo dei limiti anche più stringenti di quelli che sono i limiti che l'Europa impone. Il Presidente Maroni ha detto che mancano 3 zeri per questi provvedimenti, ossia che ci vorrebbero 2 miliardi e che il Governo è assente su questi finanziamenti. Guardi, se la riunione di questa mattina doveva servire a risolvere il problema del trasporto pubblico su gomma e su rotaie che questo paese ha da 20 anni, sono io il primo a dire che non l'abbiamo risolto. Se la riunione di questa mattina doveva servire ad affrontare un'emergenza in maniera comune, uniti, e a predisporre anche per il futuro misure che possono servire ad andare sulla buona strada, penso che ci siamo riusciti. Visto che io sono arrivato questa mattina con la seconda ipotesi, sono soddisfatto di quello che ho trovato. Se il Presidente Maroni pensava di venire a risolvere tutti i problemi della sua regione, ha sbagliato il Ministero. Il partito di Maroni però ha chiesto le sue dimissioni, spero che questa cosa insomma oggi sia entrata. Grazie. Grazie. Diciamo che i provvedimenti che abbiamo preso questa mattina ci aiutano. Ricordiamoci che è vero che noi siamo fra i paesi in infrazione, sono 16 i paesi che sono nelle nostre condizioni. So che essere in quella compagnia non è un buon risultato, però noi stiamo incominciando anche con i provvedimenti di questa mattina a migliorare un po' la situazione. Grazie. Una domanda importante, perché voi fate incentivi per le automobili, ma c'è l'obbligo di